I profughi possono diventare un motore per l'economia europea tra 10 anni, cioè guardare lontano, non guardare domani. È un'idea? L'immigrazione regolare, limitata e qualificata è un valore positivo per ogni società. Io non ce l'ho con gli immigrati, io ce l'ho con l'immigrazione ad minchiam, alla Mare Nostrum, clandestina, 200.000 alla volta, un po' sparsi per le stazioni, per le metropolitane. E quindi in Veneto ci sono 500.000 immigrati regolari, che sono un arricchimento per la società se si integrano, pagano le tasse, mandano i figli a scuola. Io però non vorrei il ritornello, non mi interessa se l'ha scritto il New York Times o il giornale di Rifondazione Comunista, nel senso che gli italiani non fanno più figli, allora c'è bisogno di immigrati. Domandiamoci perché gli italiani non fanno più figli. Magari aiutare gli italiani ad avere l'asilo nido gratis come in Francia potrebbe permettere agli italiani di fare più figli, altrimenti se gli italiani non fanno più figli, fra 50 anni chi c'è in Italia? C'è il problema di pagare le pensioni, per esempio, no? Sì, anche.